Archiviato anche il turno infrasettimanale per il campionato di Serie B, torna un altro appuntamento con gli approfondimenti di Firenze Basket Blog. Ciao Fabio. Ciao Nico. Allora, è stato un mercoledì da leoni, chiamiamo, perché sia per l'Ulfuz Fiorentina che per l'Enic Firenze sono arrivate due vittorie importantissime. Iniziamo dalla Fiorentina, che ha raccolto una vittoria importantissima in ottica terzo posto, battendo Valsesia più 8 finale, ma in realtà la vittoria della squadra di Nicolai è stata molto più abbondante, molto più netta di quanto non dica il punteggio finale. Sì, è fondamentale aver ribaltato anche la differenza canestri proprio con Valsesia in ottica di classifica, insomma. Ecco. Quindi Fiorentina che sale al terzo posto insieme a Montecatini e San Miniato e mette dietro anche Valsesia dal punto di vista della classifica. Partita molto, molto importante, quella vinta dall'Ulfuz con due protagonisti particolari, Poltroneri, ma soprattutto Giorgi Sirov. 3-1 dal suo arrivo dall'ingaggio a Bottegone, 15,5 punti di media, il 43% al campo, percentuali un po' da pulire, però l'impatto della guardia bulgara si sente come. Beh sì, anche se per larghi tratti di una partita rimane in sordina, è capace di piazzare quelle triple che riescano a cambiare l'inerzia di una gara. E l'apporto di Sirov sarà fondamentale per l'Ulfuz, perché prima di entrare nella settimana del derby ci sarà un'altra partita. L'impegno è quello di domenica sul campo di Oleggio, trasferta sulla carta più facile sicuramente dell'ultima sfida con Valsesia, ma Oleggio è una squadra che è in piena lotta per evitare l'ultimo posto e ho l'impressione che sarà una battaglia. Questione Enic Firenze, anche qui è arrivata una vittoria dal peso specifico altissimo. Infatti la squadra di Salvetti è riuscita a riprendersi dal KO interno contro Montecatini e a vincere sul campo della Solbat Piombino, che sarà contentissima di non trovarsi più di fronte l'Enic, perché ci ha perso all'andata, ci ha perso al ritorno. Al ritorno peraltro successo al supplementare del Pino con 6 uomini in doppia cifra e un segnale di presenza e di voglia di acciuffare questi benedetti playout molto consistente. L'Enic sarà in campo invece domani per la partita del Palacoverciano contro la Blue Card San Miniato e Fabio non arrivano notizie positive dall'infermeria. No, infatti sembra che ci siano problemi per la caviglia di Magini e quindi per il Pino sarà probabile l'assenza del giocatore fondamentale per i giochi di Salvetti. Magini è sicuramente una pedina molto importante per l'Enic, il giocatore anche oggi non si dovrebbe allenare, dovrebbe fare un provino all'ultimissimo per capire se poter esserci. La mia sensazione è quella che possa non esserci, però insomma, sapendo dello spirito e della voglia da Fiorentino di giocare di Magini, insomma, magari c'è la possibilità anche di averlo per uno spezzone. Le notizie positive però arrivano invece da Passoni, che nelle ultime gare ha fatto la differenza veramente. Insomma, il giocatore classe 97 è tornato in un periodo di gran forma. Protagonista è proprio la guardia del 97. Nelle ultime tre partite, bilancio una vittoria e due sconfitte. Passoni si è ripreso dopo un periodo con no, diciamo, non medie realizzative e non impatto così presente come c'è nelle ultime tre partite, dove è sempre andato in doppia cifra, 13,6 punti di media col 36% da tre punti. Attenzione, perché dalla crescita di un giocatore come Passoni, che sta partendo anche in quintetto nelle ultime partite, passa anche buona parte della salvezza dell'Enic, che troverebbe così un punto di riferimento in più sul perimetro, e un po' come è successo anche in casa Fiorentina con l'arrivo di Sirakov, toglierebbe un po' di responsabilità dalle spalle di Rugolo, che è pressatissimo Dalle difese e avversarie, sì, che prendono di mira il giocatore che ha portato un bello slancio alla squadra di Salvetti. ricordiamo gli appuntamenti con le due squadre di Serie B Fiorentina: domani ore 18:30 Palacoverciano, Enic Firenze contro Blue Card San Miniato. Appuntamento la domenica invece per l'Ulfuz Fiorentina, che sarà impegnato sul campo della Mami EU.
Oleggio. Da noi è tutto, settimana prossima, settimana del derby, quindi attenzione alle sorprese. Ciao Fabio. Ciao Nico.